Ciao belli, anche oggi siamo su Valentino Rossi The Game e cominciamo finalmente il mondiale MotoGP. Questo quindi è il primo episodio relativo al nostro nuovo campionato. Abbiamo scelto la Yamaha come, ho scelto la Yamaha come team ufficiale da dove andare, ma non lo so ancora, poi magari durante il campionato ci sarà qualche variazione. Comunque vi ricordo quindi alla fine del video di lasciare un bel like se dovesse piacervi, iscrivervi al mio canale se ancora non l'aveste fatto e commentare. Quindi io vi lascio il video e ci vediamo dopo la sigla. Ciao! Channel in collaboration with... Ok ragazzi, siamo qui al calendario finalmente, prima gara del campionato con le MotoGP. Ovviamente anche qui faremo il solito schema, quindi ci saranno due giri di qualifica che vedrete anche voi e poi la gara insieme. Quindi ci vediamo dopo. Ok ragazzi, facciamo un giro insieme, mi raccomando. Queste moto sono veramente una fucilata, cazzo. Non me le ricordavo così potenti, le uscite dalle curve molto molto veloci. Passa veramente niente tra una curva e l'altra, non me lo ricordavo. E non stiamo andando neanche malissimo come prima volta, diciamo. Vediamo se anche in questo GP, come in MotoGP come negli altri, riusciamo a fare fuoco e fiamme. Oh, attenzione! Vabbè, tanto ci facciamo un po' la mano al giro qua, dai. Ho riaperto troppo presto la prima lì. E soprattutto non ho addrizzato la moto. Ok, ovviamente abbiamo perso un botto perché siamo caduti. Ok, ci avviciniamo al traguardo e riproviamo un altro giro così giusto per cercare di salire un po' in posizione perché siamo noni, sono di 12. Ok, proviamo a fare un altro giro. Siamo decimi, mall'anima. Ok. Belli carichi adesso, eh. Non cerchiamo di non fare errori. Più che altro almeno fare un giro completo senza errori. Vediamo almeno quanto ci peserebbe sul campionato, eh. Grigio qua, figurati. Non è facile, ragazzi. Anche perché forse comunque la moto non è messa ancora molto bene. Cioè, almeno i nostri livelli non sono messi ancora abbastanza bene per avere una moto prestante. Quindi poi vedremo un po' cosa dice anche Kiddu, che lui ne sa. Che credo che abbia già fatto il campionato MotoGP. Quindi sicuramente ci può dare un consiglio. Niente, qua non se ne esce da questo undicesimo tempo. Veramente tosta, ragazzi. Hola! Niente, qua si parte ultimi, ragazzi, bisogna anche un po' accontentarsi perché secondo me le prime gare del campionato sarà come il campionato precedente, che non ci daranno abbastanza scampo e quindi sarà molto molto difficile. Attenzione al casco giallo, attenzione!
Niente ragazzi, io me la tengo così. Quindi dove si fa? Torniamo in box. Ripariamo la moto per la caduta e le cadute. Andiamo a scorrere il tempo e ce lo togliamo così dai piedi subito. Siamo a 3 secondi da Pol Espargaró, ragazzi, attenzione. Pol Espargaró, ma chi è? Ah, ma sono le qualifiche. Sono le qualifiche 2, le qualifiche 1. Quindi corriamo con i più scarsi alla fine, fammi capire. Come funziona questo mondiale qua in MotoGP? Eh? Buonasera, buonasera. Ok ragazzi, eccoci qua, partiamo subito. Ultimi ovviamente, partiamo dall'ultima casella. I riflettori illuminano ciò. Non siamo ovviamente passati alla Q2, quindi va bene così. Mi raccomando, 3, 2, 1, via! Cerchiamo di non far disastri. Veramente rumore assordante, ragazzi. Veramente un rumore non assordante, di più. Non si può stare veramente, oh. Quasi non si può giocare col casino che fanno, eh. Barbera cosa vuole qua? Faccia fatica ragazzi, anche di accelerazione, vedete, comunque sia. Quando usciamo dalle curve ce ne danno, eh. Oltre che di colpi. Come si suol dire, siamo nel team ufficiale ma non con la moto ufficiale. Quindi c'è un bel divario, eh. Sarà molto duro questo campionato, ragazzi, ve lo dico. Così almeno non vi aspettate chissà che cosa, perché qua patiremo le pene dell'inferno, ve lo dico già. Senza traction control, senza niente, è veramente ostico. Siamo ultimi, ragazzi, ultimi. Si aspettavano la 15ª posizione sti qua, capito? Ma chi? È impossibile. Chi li chiappa quelli lì, ragazzi? Veramente tosta, eh? Se qualcuno va nell'erba, qualcuno lo prende magari. Boh. Non ci danno neanche un aiutino, eh. Un pezzettino per recuperare, niente. Attenzione. Veramente una burrida, oh. Veramente impossible. Oh, oh, oh. Bisognerebbe fare un altro mondiale in Moto 2 in modo da salire con i punti delle skill. Sarebbe quasi da fare, eh. Però, boh, vabbè. Qualcosa sarà, ragazzi, qualche santo ci verrà a prendere. Stanno veramente andando, nonostante che io stia facendo comunque una gara degna, ragazzi. Non è che stiamo sbagliando chissà che cosa, che dici, vabbè, perdiamo dei decimi, dei secondi per colpa degli sbagli. No, qua perdiamo proprio per altri fattori, proprio. Ma che dico fattori? Per altri fattoni.
Ardua, ardua. Di terza, ragazzi, tra poco prendo un nice side di terza. Dura, 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 siamo proprio gli ultimi degli ultimi, ragazzi. Non ci calcola neanche più la gente ormai. Mi dirai, qua è buio, non ci vede nessuno forse. Una volta passati quelli davanti, gli altri dietro non li vedono più nessuno. Boh. Non saprei, comunque abbiamo fatto una bella gara nonostante tutto. Non siamo caduti, abbiamo rischiato di cadere. Siamo ancora in piedi però. L'ultima volta che l'ho detto sono caduto. Però è veramente tanto il distacco, eh. Veramente abbondante, ragazzi. Abbiamo forse 9 secondi, 10 secondi di distacco. Sì, più o meno, eh. Marquez arriva primo. Noi arriviamo a ben più di 10 secondi. Niente, ragazzi, garaccia veramente brutta. La prima gara del campionato è andata veramente a merda. Guardate che belli dischi incandescenti, molto belli. Va bene, Valentino Rossi ha fatto 52.243 come nuovo giro record. Noi abbiamo fatto 1.56, ben 4 secondi di più. Comunque non ce ne frega niente, siamo ultimi nel campionato e andiamo avanti così. Cosa devo fare, ragazzi? Andiamo avanti così sperando di migliorare un po' queste skill, perché sennò prendiamo veramente gli schiaffi, eh. Vediamo cosa dice Vale, raga. Ehi, ragazzi, proposta. Prossimo weekend sfida americana al Motor Ranch. Chi viene? Ha dato il cazzo a questo Motor Ranch, però. Allora, andiamo un attimo la mia carriera, come siamo messi. 22esimi. Niente, ragazzi. Io quindi vi ringrazio anche per aver visto questo video. Mi dispiace per il campionato passato e quindi abbiamo dovuto cominciare il nuovo campionato di MotoGP così. Vi ricordo che qui in questo punto vi lascerò la playlist completa con tutti gli episodi di Valentino Rossi Game. Qua sopra ci sono i miei social se volete connettervi a me. Quindi vi ricordo di lasciare un bel like alla fine del video se vi fosse piaciuto. Iscrivetevi al mio canale se ancora non l'avete fatto. Commentate, condividete e fate un po' quello che volete. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao belli!